infatti. Di che? Di che, infatti, lo deve dire lei. Quanto, che valore ha questo premio stasera qui a Roma? Un valore emotivamente, affettivamente immenso. È un premio intitolato al numero uno di questo ambito. Se lei dice nell'ambito della musica da film, non in Italia, nel mondo, a chiunque chiede chi è il numero uno del settore, chiunque le dice Ennio Morricone. Se gli chiede chi è il più grande calciatore di tutti i tempi, si può litigare chi dice Maradona, chi dice Messi, chi dice Pelé, ma sulla musica da film non c'è proprio dubbio in nessun paese del mondo. Quindi è un'emozione fortissima. Oltretutto, 2 anni fa ero qui in questo teatro insieme al maestro Morricone per festeggiarlo, quindi un grandissimo, un immenso artista che era anche un grande amico. Chiaramente non è un premio come tanti altri questo. Senta, e riguardo al film e riguardo anche all'animo napoletano, secondo lei ha un valore aggiunto lo spirito di Napoli e dei personaggi? Un valore aggiunto in che senso? E una ricchezza in più, cioè lei l'ha ispirato ancora di più? È un film che ho sposato subito, appena me l'ha chiesto Sergio, prima che ancora mi mandasse la sceneggiatura, mi ha detto di che si trattava. Ho subito dentro di me deciso che volevo fare quel film perché è una storia che mi appartiene, una storia che amo. Io amo molto il teatro e il frutto di quella famiglia lì, di quei 3 fratellini lì, è poi i grandi titoli eduardiani, la drammaturgia eduardiana, che è una delle più alte del Novecento, è una drammaturgia di cui io sono innamorato. Quindi probabilmente la passione che sia Sergio che io abbiamo messo e il rispetto nel trattare questa storia ha funzionato bene, perché secondo me il film è riuscito molto bene. È un periodo felice allora, anche perché è finito quello tragico della chiusura pandemica, è un ritorno anche alla vita, seppur con tante difficoltà in questo periodo così difficile. Beh, questa è una grandissima gioia, alla fine della vita in tempi di pandemia, la vita in tempi di peste. Vorrei essere proprio sicurissimo che è finita, perché adesso giustamente noi in primo piano, come primo tema, abbiamo la guerra e la paura delle conseguenze che può portare, ma da quello che so i contagi non stanno scomparendo e questo mi fa molta paura, perché l'idea di tornare in quel buio, tornare in quella notte, in quell'oscurità sarebbe insopportabile, forse non ce la faremo. Premio Morricone per miglior compositore, io me lo ricordo la sua venuta dell'altra volta con il maestro Morricone qui sul palco. Oltre a dirci che è ovviamente il più grande compositore, un ricordo personale dell'uomo? Noi eravamo amici nonostante la differenza d'età, perché quando io ho cominciato a fare questo lavoro lui era già un musicista affermato, e la prima cosa che mi ha colpito è la generosità. Quando io all'inizio lo spiavo, quando lui registrava andava a spiare di nascosto a vedere cosa faceva, ma poi quando ho cominciato a chiedergli dei consigli, lui è sempre stato di una generosità impressionante, sfatando tutto il mito che gli artisti sono tutti invidiosi fra di loro, tutti, che i grandi abbiano paura dei giovani, nuovi talenti. Lui appena è stato nominato direttore dell'Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma, una stagione di musica molto importante, una delle prime cose che ha fatto, mi ha chiamato e mi ha commissionato un'opera e un concerto. E poi, se volete una nota di colore, lui era come me molto tifoso della Roma, quindi il lunedì mattina dopo le partite le telefonate erano più lunghe del solito. Ultima domanda, 2011-2022, lei era venuta a fare una lezione di cinema qui nel 2011, che emozione le fa tornare a Bari un altro palco, perché comunque era sul palco del Kursaal, se non sbaglio. Sì, il Kursaal. Sì. Però il Kursaal, Bari e soprattutto il Petruzzelli
sono legati a tanti ricordi. Per esempio, in questo teatro io ho allestito, eseguito e è stata qui ripresa dalla RAI Padre Cicogna, una cantata che ho scritto su un poema di Edoardo De Filippo, la combinazione proprio su Edoardo De Filippo, che è una delle opere a cui sono più attaccato, questo Padre Cicogna, e è avvenuto proprio qui al Petruzzelli, dove adesso vado a ritirare il premio Ennio Morricone e ho detto tutto. Va bene, grazie. C'era un prendo il Ah sì. Ok, grazie. Ah.